In molti si chiedono che cosa sia successo tra Mario e Milena del Trono Over dopo la fine di Uomini e Donne. A rispondere è stata la dama appunto nelle ultime puntate andate in onda nel programma dei sentimenti di Canale 5, la dama e il cavaliere sono stati tra i protagonisti. Mario e Milena, infatti, dopo essersi conosciuti grazie alla trasmissione si sono spesso scontrati e confrontanti al centro studio, ma non sono mai andati oltre. Proprio Mario aveva più volte rivelato di non sentirsi pronto a lasciare il programma insieme a Milena perché non era ancora innamorato. Dunque, la loro relazione era terminata con un gigantesco punto di domanda, tanto che la dama siciliana aveva sottolineato di non essere intenzionata a continuare a frequentare il cavaliere proprio perché per lei era troppo superficiale. A distanza di alcune settimane dalla fine della stagione Uomini e Donne, programma che come tutti gli anni termina a fine maggio per la pausa estiva e ritorna in onda a settembre, dove la relazione tra il cavaliere e la dama non era ancora ben definita e non si era capito che cosa volessero fare, Milena è tornata su social e ha raccontato novità sul rapporto con Mario. Uomini e Donne, Milena e Mario dopo il programma, parla la dama. Nell'ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, la relazione tra Milena Parisi e Mario Verona non era stata definita. La dama era stata difesa da tutto lo studio perché chiedeva al cavaliere qualcosa in più, mentre lui aveva sottolineato di non sentirsi pronto per uscire insieme dal programma. Ora però, a quanto pare, ci sarebbero delle novità. Gli utenti Instagram hanno chiesto a Milena come procede la storia con Mario, per capire se tra i due la frequentazione prosegue o meno. La risposta della dama ha spiazzato un po' tutti. Ho un amico in più, ha scritto nelle sue storie social. In questo modo, la dama siciliana ha ammesso che con il cavaliere le cose non sono andate oltre e si sono fermate lì. Dunque, non c'è stato un fidanzamento dopo la fine di Uomini e Donne tra Milena e Mario. Probabilmente le cose tra di loro non sono funzionate anche per via della distanza, visto che li separano diversi chilometri. Con ogni probabilità, quindi, entrambi li rivedremo nel parterre maschile e femminile del Trono Over a partire dal prossimo settembre.